Un saluto energico a tutti voi, amici tifosi del Napoli e a tutti i tifosi di tutte le altre squadre. Eccoci qui con un'altra partita dei mondiali. Prima vi ricordo il mio invito ad iscrivervi tutti al mio canale. Mi raccomando, attualmente siamo solo in 6, che ringrazio e tutto il mio massimo rispetto, però dobbiamo essere in tanti, tantissimi, se no non posso mai aspirare ad essere un youtuber di considerazione. Quindi iscrivetevi, cliccate sulla campanella, fate tutto ciò che fate già con i vostri fidati youtuber. Detto ciò, andiamo ad analizzare un po' questa partita che ci mostra che l'Olanda è passata ai quarti. La partita è Olanda-Stati Uniti e l'Olanda vince 3-1. Insomma, le partite stanno prendendo forse, come dire, una piega che uno più si aspetta. Cioè, praticamente i risultati, almeno da questa partita, sono meno clamorosi rispetto ai gironi. Qua i valori si sono mostrati. Sarà perché, ecco, quando le partite poi si fanno importanti, si fanno, come dire, la partita secca e devi dare il tutto per tutto. Quindi sul clamoroso, cioè, può sempre esistere, per carità, perché la palla è rotonda, però voglio dire che se ci saranno risultati clamorosi, beh, vuol dire che saranno ancora più clamorosi. Da questa parte in poi, cioè, è difficile che le squadre non danno l'anima, a meno che non hanno a cuore la propria nazionale, non lo so, il proprio amor proprio, però. Quello che sì, andiamo alle statistiche, ma 3-1 dice già tutto, però vediamo un po'. Cosa abbiamo? I tiri in porta? Beh, tiri in porta dall'America ne ha fatti 17-11. Quindi ha tirato di più, anche in porta ha tirato di più, 8 a 6, cioè è un 3 a 1, ma come tiri in porta e tiri totali non sembrano. Possesso palla, ecco, attrazione America, perché il 60% possesso palla agli americani contro il 40% degli olandesi. Anche passaggi di più gli Stati Uniti, questo me l'aspettavo. Cioè, è una conseguenza del possesso palla, però ecco, rivedendo io numericamente quanti passaggi, 569 a 415, cioè, voglio dire, l'America ha tenuto palla, ha fatto più passaggi ed è stata anche più precisa, 82% a 76%. Ha fatto meno falli rispetto agli olandesi, la metà 5 a 10. Gli olandesi hanno avuto due ammonizioni contro i 0 degli americani, 0 espulsioni, 3 fuori gioco, ecco, qualche tentativo dell'America di sorprendere la difesa, 3 volte, calci d'angolo 5 a 4. Cosa dire di questa partita? Devo dire che la statistica davvero non collima col risultato. Cioè, vedere una statistica dove gli Stati Uniti hanno dato di più in termini di tiri, di precisione, di passaggi, di calci d'angolo, beccata 3 volte in fuorigioco, meno falli, e poi vedere che ha perso 3-1. Cosa dire? Io spero che voi l'avete vista almeno la partita, che solo voi potete dirmi, magari nei commenti, se a questo punto, se il risultato comunque è stato giusto, o magari c'è stata, come dire, una dormita degli Stati Uniti, l'hanno persa gli Stati Uniti questa partita. In verità, da come ho iniziato a commentare questo match, credevo di più che l'Olanda avesse dominato anche in termini statistici, ma invece vedo che è proprio l'opposto. Il freddo calcio, ahimè, contro i risultati, quindi
Se l'Olanda è riuscita a fare 3 gol, merito all'Olanda ed è merito degli Stati Uniti, nonostante i numeri della statistica sono a suo favore, non ha concretizzato, non ha saputo, come dire, imporsi. Detto ciò, io vi invito ancora ad iscrivervi tutti al mio canale. Dovrebbe davvero arrivare finalmente con la mia maschera, così ci facciamo video più umani. E al prossimo video e un saluto energico a tutti voi.